Fratelli e sorelle, oggi ricordiamo il passaggio di 70 anni del trasloco delle reliquie del Santo Ampelio. Vogliamo chiedere il rinnovamento della nostra vita con la sua intercessione. Vogliamo anche meditare i passi di una persona concreta che ha vissuto qui dove noi oggi ci troviamo, e vogliamo chiedere le grazie per le nostre famiglie, il nostro paese, per noi stessi, e per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Oh Dio, che hai voluto donarci Sant'Ampelio, quale esempio di vita costanza e di straordinaria penitenza, per i suoi meriti concedi pure a noi di superare le tentazioni mondane e gli assalti del maligno per cercare solo te con purezza di cuore. Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. La luce di una vita serena. E ogni tanto, quando si celebra così la festa di un santo, e ci vuole trovare in essa un'opportunità. Opportunità per il nostro rinnovo. Opportunità per superare il dubbio che dice che noi non ce la facciamo. Non è vero, perché il santo ci dice veramente la vita in ordine della grazia è possibile. La santità come un dono di Dio è qualcosa che si può ricevere. Noi siamo in grado di ricevere questo dono. Perché il Signore conceda alle famiglie cristiane la grazia di essere nella Chiesa e nel mondo, il segno dell'amore di Dio che crea, redime e santifica. Preghiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di Sant'Ampelio, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri e con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Dio onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del tuo spirito, fa che sull'esempio di Sant'Ampelio impariamo a cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto, e di vivere e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sediamoci. Voi, molti di voi si chiederanno perché la solennità di questa cerimonia, perché, come giustamente dice il diacono Achille, non parlerò tanto della vita di Sant'Ampelio quanto della storia delle sue reliquie, che è una storia molto tormentata, forse più della sua vita. Pensate che le reliquie sono andate via da questo luogo nel 1140, per poi andare a Sanremo per riscattare i prigionieri di Ventimiglia che erano stati fatti dai genovesi e portati a Sanremo. Nel 1258, il 14 di maggio, le reliquie partiranno da Sanremo con grande solennità e andranno a Genova,
e pensate, torneranno appunto 70 anni fa, il 16 di agosto del 1947. Ecco perché noi celebriamo con solennità questo avvenimento. In tutto quest'arco di secoli sono sempre state fatte suppliche e richieste per avere le reliquie del santo. Non ci si riuscirà sino appunto al 1947. L'11 di giugno del 1703, grazie al parroco dei tempi, un Biancheri, si riuscirà a avere questa reliquia. Ed in seguito, ripeto, ad agosto del 1947, con grande solennità, dopo aver ancora avuto nel 1944 altre peripezie, perché nella chiesa di Santo Stefano, dove erano raccolte, una bomba la colpisce e distrugge la chiesa e le reliquie vengono sparse per tutta la chiesa. Il vice parroco del tempo, rischiando la vita, riesce a raccogliere quanto era rimasto e portarle poi al cardinale Siri, poi a delle suore, eccetera, eccetera. Finalmente arriviamo al 1947, quando un comitato formato dall'allora sindaco di Bordighera, sindaco, grande sindaco, senatore della Repubblica Raul Zaccari, e un comitato formato da Dino Taggiasco e altri notabili di Bordighera, si faranno ricevere appunto dal cardinale Giuseppe Siri, che era allora l'arcivescovo di Genova. Riescono ad ottenere le reliquie finalmente, che verranno imbarcate su una nave da guerra, una corvetta scimitarra della Marina Militare, partiranno alle 10 del mattino in una mattina uggiosa da Genova, sempre con grande solennità, accompagnate dal comandante dell'Alto Tirreno della Marina, il ministro della Marina Mercantile, il cardinale Siri, eccetera, eccetera, e arriveranno in queste acque nel pomeriggio alle 14.30 circa, dopo aver firmato tutti i documenti, eccetera, eccetera, verranno sbarcate e verrà approntato un altare davanti al casinò. Ai tempi qua c'era ancora il casinò. Pensate, in quei giorni sono stimate 20.000 persone che verranno a rendere omaggio al ritorno delle reliquie di Santa Maria. Le reliquie erano state composte in una teca che si può tuttora vedere, che è conservata nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel secondo altare sulla destra, in una teca di cristallo e argento che è stato teca che è stata costruita da un noto scultore e pittore di Bordighera che si chiamava Giuseppe Balbo, che ha anche affrescato parte della chiesa, tutto questo con le offerte dei bordigoni. La teca è rimasta prima esposta appunto nel piazzale del casinò, è stata sbarcata, come vedete ci sono i rappresentanti dei pescatori di Bordighera, sulla barca più grande dei pescatori di Bordighera, la Regina Paci, e poi via terra è rimasta sino al giorno dopo. Il giorno dopo, con grande processione, è stata portata dove è tuttora, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Maddalena. Questi, per sommi capi, sono le storie di queste reliquie. Ed è questa per noi, per i bordigoti, è una cosa molto importante, perché noi festeggiamo Sant'Appeglio quando sono andate via, però sarebbe da festeggiare più questo giorno, questa sera, questa serata, questi giorni, perché finalmente dopo circa 800 anni sono tornate a Bordighera. Dicendo un piccolo passo del cardinale Siri, dei tempi, ha detto: vi è stato portato via con amore, con ancora più amore vi sono state riportate, perché Ampeglio a Bordighera avrà ancora molte cose da fare. Noi speriamo, tante le ha fatte, che continui a fare ancora molte cose per Bordighera, perché Sant'Ampeglio è Bordighera e Bordighera è Sant'Ampeglio. E vorrei concludere con una frase molto importante che nessuno ricorda mai. Quando si parla di Sant'Ampeglio c'è una frase che era ricorrente: non foste voi che mi chiamaste, ma fui io che vi scelsi quali figli. Questo per noi e per Bordighera e Sant'Ampeglio. Grazie. Cominciamo. O glorioso Sant'Ampeglio, noi ti ringraziamo per la protezione che da secoli accordi alla nostra città. Fiduciosi nella tua potente intercessione, ti
supplichiamo di ottenerci da Dio tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza. In particolare ti chiediamo che cresca la nostra fede in Dio, nostro Padre, il nostro amore a Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, e nella gloria dello Spirito Santo vive e regna per tutti i secoli. Amen. Allora, riceviamo la benedizione solenne che finisce con la benedizione con la reliquia e dopo ognuno, chi vuole, viene a baciare la reliquia come ha detto il nostro diacono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Sant'Ampelio, patrono della nostra città, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Ampelio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Sant'Ampelio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capace di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.